Questo è oro, signor Bond. Per tutta la vita ne ho amato pazzamente il colore, la lucentezza, la divina pesantezza. Mi lancio in qualsiasi impresa che possa alimentare la mia riserva, che è già considerevole. Mi ha perfettamente convinto, grazie per la dimostrazione. Scelga bene le sue battute di spirito, potrebbero essere le ultime. Il motivo dei nostri due precedenti incontri mi è ora chiarissimo e non intendo lasciarmi disturbare. Buonasera, signor Bond. Lei si aspetta che io parli? No, mi aspetto che lei muoia. Non v'è nulla di cui lei mi possa parlare che io non sappia di già. Lei dimentica una cosa. Se io non mi faccio vivo, 008 mi sostituirà. Gli auguro maggiore successo. Lui sa quello che so io. Lei non sa nulla, signor Bond. L'operazione Grande Slam, per esempio. Due parole che lei può aver sentito e che non possono significare nulla né per lei né per altri della sua organizzazione. Può permettersi di correre questo rischio?